Là in quell'ospedale, Billy stava vivendo un'avventura che capita spesso agli inermi in tempo di guerra. Stava cercando di dimostrare a un nemico ostinatamente sordo e cieco che lui e le cose che diceva potevano essere interessanti. Questa è Fica, un podcast autoprodotto da Camilla Magnani e Federica Caslotti. Un caffè letterario on air, dove chiacchierare davanti a una tazza di tè o a un mojito. Libri, femminismo e curiosità. Insomma, tutto quello che le storie hanno da insegnarci. Buongiorno e benvenuti, benvenute e benvenute a una nuova puntata di Fica. Io sono Federica e con me, come al solito, c'è la strepitosa Camilla. Hello amici! Come stai? State? Oh, come carina, stai tu, Federica? E come state bene. Voi, amici? Io sto in quarantena in questo momento, preventiva, perché mio fratello è risultato positivo. Si spera domani che il suo tampone sia negativo, così siamo liberi tutti. Dai, quando ascolterete la nostra puntata, Federica probabilmente potrebbe essere Federica libera. Un elfo libero. E tu, Camilla? Ma io sto bene e sono contentissima di iniziare questa puntata di Fica, perché il libro di questa volta mi è piaciuto parecchio. Un po' strano. Anche momento particolare per leggere questo libro, cioè non esatto. L'abbiamo fatto scientemente, anche se la tematica di questo libro è abbastanza palese, però quando ci siamo interrogate su che libro leggere questo mese non ci eravamo arrivate che sarebbe stato un argomento davvero caldo, nonostante lo fosse già allora. No, esatto. Infatti il libro di oggi è Mattatoio numero 5 di Kurt Vonnegut, che spero di aver pronunciato bene. Ma altrimenti lo sapete bene che se volete precisione state ascoltando il podcast sbagliato. No, questa è la puntata sbagliata per dirlo, perché Mattatoio numero 5 è uno di quei classici che ci portano studenti disperati alla ricerca di risposte facili. Quindi ragazzi, non usateci come unica fonte, però state qua per avere il punto di vista divertente della cosa. Ma se tanto dovete scriverlo, il nome di questo autore non va benissimo. Vi serve sapere come pronunciarlo. Esatto. Giusto, brava Camilla, questo è lo Ma spirito. Quindi adesso vi diamo un po' di fatti, così li potete mettere nella vostra verifica. E fare bella figura. Esatto. Il nostro amico Vonnegut è nato a Indianapolis nel 1922 ed è scomparso nel 2007. È stato un autore statunitense. Le sue opere sono ascrivibili per la maggior parte al genere della fantascienza, anche se gli elementi fantastici e fantascientifici sono mescolati ad altri, di genere satirico e umoristico. Nel 1943, a 21 anni, Vonnegut lascia l'università per arruolarsi come volontario nella Seconda Guerra Mondiale. Nel 1944 viene fatto prigioniero nelle Ardenne e trasferito in Germania, a Dresda. Qui assiste al bombardamento che tra il 13 e il 15 febbraio 1945 rade al suolo la città, salvandosi solo perché era riuscito a trovare rifugio in un deposito sotterraneo usato per conservare la carne macellata. Su questa esperienza autobiografica si basa il suo romanzo più famoso, Mattatoio numero 5, appunto, il cui protagonista è Billy Pilgrim, un reduce malinarnese che scopre, proprio nel momento in cui viene catturato dai tedeschi, di essere in grado di viaggiare nel tempo, rivivendo in ordine sparso momenti passati o futuri della sua vita. Il romanzo resta in gestazione per 23 anni nella mente dello scrittore, che nel primo capitolo ne descrive la genesi, soffermandosi in particolare su un episodio. Già scrittore di successo, Vonnegut riprende i contatti con un vecchio commilitone, Bernard O'Hare, e durante la visita a casa dell'uomo si rende conto che Mary, la moglie di quest'ultimo, dopo aver mandato i figli a giocare in un'altra stanza, ha un atteggiamento freddo e a tratti ostile nei suoi confronti. Alla fine la donna svela il motivo del suo astio, accusando lo scrittore di avere in mente una narrazione epica ed eroica della guerra, con queste parole: «Eravate solo dei bambini durante la guerra, come quelli che stanno giocando di sopra. Ma lei non ha intenzione di scriverlo questo, vero? Fingerà che eravate degli uomini anziché dei bambini, e poi ne tireranno fuori un film interpretato da Frank Sinatra o John Wayne o qualcun altro di quegli affascinanti vecchi sporcaccioni che vanno pazzi per la guerra. E la guerra sembrerà qualcosa di meraviglioso, e così ne avremo tante altre. E a combatterle saranno dei bambini, come quelli che ho mandato di sopra».
Da questo dialogo deriva anche la decisione del sottotitolo, La crociata dei bambini. Un riferimento ai soldati, giovani e inesperti, costretti a combattere in guerre che spesso non hanno scelto, mandati a morire per interessi che non li riguardano. Mattatoio numero 5 è considerato una delle opere pacifiste per eccellenza. La narrazione non lineare rende il romanzo, come dice l'autore stesso, breve, confuso e stonato, perché non c'è nulla di intelligente da dire su un massacro. Si suppone che tutti siano morti e non abbiano più niente da dire o da pretendere. Dopo un massacro tutto dovrebbe tacere, e infatti tutto tace, sempre, tranne gli uccelli. Il tono del narratore è familiare e ironico, lasciandosi andare a tratti al black humor e al nonsense, il che non diminuisce il potere lirico ed emotivo della storia. Il suo ritratto di Billy è intimo, ma ambivalente, e più volte ce lo dipinge come un narratore inaffidabile, tracciando una distinzione tra la realtà e l'interpretazione di Billy degli eventi. C'è una frase ripetuta varie volte nel romanzo, in particolare dopo ogni menzione relativa alla morte. E questa frase, che in inglese è So it goes, è stata tradotta in italiano con Così è la vita. È una frase apparentemente fatalista, leggera e superficiale, ma in questo modo, sottilmente, il narratore tiene la conta dei morti e ci mostra, attraverso la reazione di Billy, la desensibilizzazione cui si va incontro con l'esperienza della guerra. In questo momento, la guerra è tornata pericolosamente vicino a noi. Sarebbe ipocrita fingere che il conflitto russo-ucraino non ci stia colpendo in modo diverso rispetto ad altri cui abbiamo assistito negli scorsi anni. L'Ucraina è di fatto un paese europeo. La Russia una potenza che neanche tanto velatamente sta minacciando l'Occidente, noi compresi, con il suo arsenale. In questo scenario sarebbe facile immaginarsi i soldati russi come grossi, brutti e cattivi, ma le immagini che li ritraggono ci mostrano dei ragazzi di 20 anni o poco più. Bambini mandati a combattere al posto di vecchi sporcaccioni che si arricchiscono sul massacro. Non è la prima guerra che vediamo nella nostra vita. Le vittime non sono più o meno importanti di altre. Ma in questo momento, nella testa e nel cuore di molti, la paura per questa guerra rappresenta la paura per tutte le guerre, passate e future. E noi però vogliamo cercare di rendere, anche solo per quest'ora, i vostri cuori un po' più leggeri. Quindi... vi racconteremo cose un po' legate al libro, ma anche no, cioè nel senso io vado sempre un po' fuori tema, però la nostra Federica inizierà oggi e di che cosa ci parli? Beh, io in realtà non vado tanto lontano, vi parlo di guerre, però vi parlo di quelle combattute con mezzi strani, combattute per periodi di tempo particolarmente strani o... beh, insomma, lo vedrete. E tu invece, Cami? Sono già emozionata. Io invece vi parlerò di viaggio nel tempo. È mai stato provato? Ci riusciremo mai? E soprattutto, quali sono stati i tentativi più pazzi? Mi piace scherzare su cose su cui non bisognerebbe farlo. Cose che mi fanno paura, su cui non ho il controllo, di cui rido perché so che se ci penso troppo faccio prima ad andare di là e farmi uno shot di candeggina. Quindi, perché no? Possiamo anche cercare di trovare il lato divertente della situazione che non c'è e quindi ce lo inventiamo noi, con un campionario assolutamente incompleto e inaccurato delle battaglie, conflitti, baruffe e parapiglia più strampalati della storia. Dimenticate la bella Elena di Troia. Nella realtà, motivi ben più triviali dell'amore della donna più bella del mondo hanno spinto gli uomini ad andare in guerra. Ad esempio, si può andare in guerra per un secchio. Come, scusa? Come è accaduto nel 1325, quando i modenesi rubarono alla città di Bologna un secchio da un pozzo, scatenando la guerra della secchia rapita. Questa guerra fu in realtà uno dei tanti episodi legati alle lotte tra Guelfi e Ghibellini che agitarono la penisola italiana nel XIV secolo. In realtà pare che non sia stato il secchio a scatenare la battaglia, ma che i modenesi, usciti vittoriosi dalla battaglia di Zappolino, si siano portati via un secchio da Bologna come trofeo e prova di essere arrivati a combattere entro le mura della città nemica. Ma a perpetrare la leggenda che a scatenare la guerra sia stata Elena la Secchia, contribuì il poema eroicomico del poeta italiano Alessandro Tassoni. E se vi interessa, la famosa secchia si trova ancora a Modena, quindi Camilla, visto che tra poco tornerai in Italia, segnatelo tra le cose da vedere.
Il secchio, il famoso la secchia, secchio. Prego. La secchia, scusatemi. Noi qui siamo estremamente rispettosa. Esatto, esatto. Cavolo. Perché la secchia, allora, poverina, cioè... È una tappa obbligatoria, allora devo portare i miei omaggi alla secchia. In altri casi non sono stati complementi d'arredo, ma parti anatomiche a infiammare gli animi, come nel caso della guerra dell'orecchio di Jenkins, anche nota col nome meno divertente di Guerra dell'Asiento in spagnolo, indica il conflitto tra Inghilterra e Spagna durato dal 1739 al 1748. Le due potenze coloniali erano già ai ferri corti, dal momento che le loro aree di commercio nelle Americhe si stavano pericolosamente sovrapponendo, e i francesi stavano entrando nell'equazione, complicando ulteriormente la faccenda. Ma il casus belli sembra essere stato un marinaio della Guardia Costiera spagnola che pensò bene di tagliare un orecchio a Robert Jenkins, mercante britannico, la cui nave stava venendo perquisita in cerca di merci di contrabbando. Addirittura 7 anni dopo, a sostegno del proseguimento delle ostilità, Jenkins fu fatto sfilare davanti al Parlamento britannico, naturalmente senza il suo orecchio, perché immagino che non gliel'abbiano riattaccato. Nel frattempo non c'erano ancora i topi su cui crescevano le orecchie, di cui ci ha parlato Camilla qualche puntata fa. È vero, povero Jenkins. Si dice che in guerra e in amore ogni arma sia lecita, ma qualcuno sembra averla presa un po' troppo alla lettera, come la nave uruguaiana che durante la guerra con il Brasile nel 1865, finite le munizioni, decise, perché no, di ricorrere a formaggio stantio. E pare anche che sia stato efficace che i brasiliani si siano dovuti ritirare. Altra arma impropria è il cannone a polli morti, che in realtà è stato inventato per proteggere gli aerei dalle collisioni con i volatili, ma potrebbe avere impieghi senza dubbio interessanti in situazioni belliche. Funziona così. Per testare la resistenza di varie componenti meccaniche degli aerei, il cannone le colpisce a velocità diverse che simulano i diversi momenti del volo, e le munizioni di questo cannone sono appunto carcasse di uccelli di diverso peso. Perché in effetti con cosa puoi impattare nel cielo? Cioè, ovviamente non gli lanci contro un'automobile, gli lanci contro un piccione. Ovvio. Un aerone, un'aquila reale. E quindi il National Research Council of Canada, che è la patria di questa meravigliosa invenzione, è anche la casa del pollo più veloce del mondo, dopo che nel 70 condussero un esperimento che sparò un proiettile di pollo e gelatina alla velocità del suono. Il motivo non mi è chiaro, perché penso che negli aerei né i polli volino alla velocità del suono. Vabbè, sarete felici di sapere che recentemente il cannone ha cominciato a sparare i polli di gomma che andranno a sostituire quelli veri. Ah, meno male. A volte la guerra dura meno di una puntata della vostra serie TV preferita. È il caso della guerra anglo-zanzibariana, combattuta il 27 agosto 1896 e durata 38 minuti. A fornire un pretesto per attaccare fu la morte del sultano filo-britannico Hamad bin Tuwaini, cui successe Khalid bin Barghash. E questo avvenne senza il permesso dei britannici, che dal 1886 avevano diritto di veto all'elezione del sultano. Quando Khalid rifiutò di lasciare il trono, alle 9 di mattina del 27 agosto, i britannici erano già pronti ad attaccare. Dopo 2 minuti il palazzo era già stato bombardato e alle 9.40 viene dichiarato il cessate il fuoco, con 500 vittime zanzibariane e un ferito inglese. Se ci pensi, è durata meno di una puntata di Fika. E là! Ci sono invece guerre che, come i rotoloni e Regina, non finiscono mai. Ad esempio, la guerra dei 335 anni tra i Paesi Bassi e le Isole Scilly, dichiarata nel 1651 e poi evidentemente dimenticata fino al 1986, quando fu firmato un trattato di pace senza che fosse mai, fortunatamente, stato sparato un colpo. Eppure pare che qualcuno abbia battuto questo record, stiamo parlando dei nostri vicini di casa più mal cagati, e cioè la Repubblica di San Marino, che per 366 anni è stata in guerra con la Svezia. E tutti ci stiamo chiedendo, ma San Marino, della Svezia, cosa gliene? E anche viceversa, cioè, che gliene importa? Il problema evidentemente è proprio questo, cioè che alla fine della guerra dei 30 anni, mentre tutti firmavano trattati di pace,
probabilmente San Marino e la Svezia si sono dimenticate di essere state in guerra, la situazione è rimasta tale fino al 1996. Bellissimo, bellissimo. Ma basta parlare di cose tristi. Parliamo del Liechtenstein. Il Liechtenstein è la cosa più felice del mondo, come tutti sappiamo. Beh, no, almeno il suo esercito nel 1866 ha mandato 80 soldati a presidiare il passo del Brennero, dove questi soldati rimasero a bere vino e giocare a carte mentre austriaci e prussiani se le davano da un'altra parte. E questo battaglione si divertì così tanto che quando tornò in patria si portò un amico. E non è chiaro chi fosse questa 81esima persona, ma alcune fonti dicono un amico italiano, altri dicono che fosse un disertore. In ogni caso, buon per loro. Fantastico. Vorrei concludere con un aneddoto tragicomico. Nel 1989 la Moldavia dichiara la sua indipendenza dall'URSS. Di conseguenza la Transnistria, regione a maggioranza russa, decide a sua volta di separarsi dalla Moldavia cercando la protezione di Mosca. La guerra vera e propria scoppia nel 1992, quando la Russia comincia seriamente ad armare e ad estrarre i ribelli. E questi soldati, moldavi e transnistri, che durante il giorno combattevano, di sera si riunivano a bere, diventando amici e addirittura stringendo accordi tra di loro per non spararsi a vicenda il giorno successivo. Viene riportata questa citazione fatta da uno dei soldati. La guerra è uno spettacolo grottesco. Di giorno spari al nemico, di notte ci bevi insieme. Che roba strana la guerra. Se potessi scegliere un superpotere, io vorrei viaggiare nel tempo. Tu, Federica, cosa sceglieresti? Che superpotere sceglieresti? Non lo so, perché mi piacerebbe volare, ma penso che darei un po' troppo nell'occhio. Quindi, in alternativa, io sceglierei poter mutare forma, così se potessi volare in forma di uccello finché non mi mettono nel cannone sparapolli, penso di poter essere felice. Beh, vedo che c'è stata della pianificazione. Certo. Tra l'altro, questa è una delle domande che io sfrutto sui vari Tinder e surrogati per rompere il ghiaccio, non perché mi interessi particolarmente la risposta che mi dà l'altra persona, cioè sì, è sempre interessante, ma io lo faccio per un motivo specifico. Ossia? E cioè che se uno mi rispondesse che come superpotere desidera il controllo mentale o una roba del genere, io segnalo e blocco il contatto. Ciao. Quindi amici, se vi capita di chattare con Federica, abbiate le vostre risposte pronte, mi raccomando, e non siate inquietanti né con Federica né con nessun altro. Federica non fa prigionieri, né, esatto, né no, tra i personaggi dei libri, né con le persone, reali. Comunque, ragazze, ragazzi e ragazze, se volete riciclare questo trick, fino ad ora non sono uscita con nessun serial killer, credo. Beh, questo è rincuorante. Vabbè, sì. Fede, se mi avessi conosciuto, comunque io ti avrei detto appunto viaggiare nel tempo, ma visto che tu mi conosci... Che, tra l'altro, sai che è molto... cioè, molte persone tra quelle che ho intervistato io desiderano il viaggio nel tempo. Ah, sì? Mi è capitato solo una volta l'invisibilità e tante volte invece volare. Ah, beh... Invece il mio mutare forma non ho mai ricevuto la risposta mutare forma, come invece ho... Ma perché tu sei specialissima. Perché sono specialissima, perché ci ho pensato un po' troppo forse, ho dedicato un po' troppo tempo alla risposta. Bene, allora ragazzi e ragazze, preparatevi sempre, può capitare di tutto. Comunque, visto che tu mi conosci bene, lo sai, cioè probabilmente avresti potuto anche dirlo da sola che il mio sarebbe stato viaggiare nel tempo, sorpresa. E in effetti in Mattatoio numero 5 si parla molto del viaggio nel tempo e io l'ho apprezzato. Ma se quello che viene descritto nel libro è un viaggio sulla linea temporale di una sola persona, quello che vorrei io si avvicina un po' di più a quello del dottore in Doctor Who o quello di Marty McFly in Ritorno al Futuro. Soprattutto con Marty McFly in Ritorno al Futuro, visto che ho sempre avuto un'enorme cotta per lui, quindi nel caso potessi tornare indietro, oltre a farmi un viaggio del tempo, mi farei pure lui. Comunque... No, Camilla!
Vabbè, però non sarò mica l'unica, no? Il primo articolo che ho letto in proposito del viaggio nel tempo, non di farmi Marty McFly, diceva: il viaggio nel tempo è possibile, lo stai facendo anche adesso. Simpaticoni. Ah. Grazie mille, internet. Tra pandemie e guerre, il mio presente e di conseguenza il mio futuro, quel viaggio nel tempo che dicono che io sto facendo, perché effettivamente tutti siamo in viaggio, tra l'altro i nostri ascoltatori ci ascolteranno nel futuro, quindi oh questo già Dio. Sì, assolutamente. Però, cioè, ovviamente lo so che sto andando in avanti, però diciamo che il mio presente e quindi il mio futuro non è che siano molto appetibili. No, grazie. Io voglio sapere se posso tornare indietro nel tempo, sposare Paul McCartney e diventare la più grande rockstar mai esistita. Cioè, vivendo tra l'altro nell'unica finestra di 50 anni in cui non ci sono state grosse guerre di cui aver paura, esatto, pandemie, cioè, che ci chiudessero in casa. Cioè, a me non sembra di chiedere tanto. I nostri genitori hanno vinto la lotteria. Esatto, non solo perché hanno avuto delle figlie meravigliose. Trovare lavoro negli anni 80, cioè, esatto, stiamo scherzando. Quando uscivi con una terza media e diventavi dirigente d'azienda, mentre oggi, mentre adesso, con quattro, esatto, lauree e tre crisi economiche sul groppone, siamo un po' stufi di vivere attraverso momenti storici importanti. Esattamente. Grazie per esattamente, esattamente. Ma quindi, proprio perché abbiamo questi grandi impulsi, io mi sono chiesta: ma il viaggio nel tempo sarà mai possibile? È mai stato tentato? Partiamo da ciò che sta alla base del viaggio nel tempo: la teoria della relatività. Per dirla in breve, scusatemi scienziati e scienziate là fuori, il tempo può viaggiare a velocità diverse, che dipendono dalla gravità. Più forte è la gravità, più il tempo rallenta. Ad esempio, se degli astronauti oggi si mettessero su una nave spaziale e viaggiassero nello spazio alla velocità della luce, il tempo dentro la nave spaziale passerebbe in maniera diversa rispetto allo scorrere del tempo sulla Terra. Questo fa sì che quando gli astronauti torneranno saranno appena più vecchi di quando sono partiti, ma sulla Terra probabilmente saranno passati decenni. Probabilmente lo sapete già tutti, soprattutto se avete visto Interstellar e avete pianto con Interstellar, soprattutto. Sai che non l'ho ancora visto? No, Verica! Perché non ho più lo span d'attenzione per guardare un film di 4 ore. Dovrei... Allora, te lo giuro, è bellissimo, so. Vale la pena anche solo per la colonna sonora, che è fenomenale. Poi sai che a me fanno impazzire quelle cose dove c'è un po' da scervellarsi. Non troppo, ecco, allora, perché poi se non lo capisco guardare, mi sento frustrata. Però un po' sì. Riempite i messaggi di Tinder di Federica dicendole che deve guardare Interstellar. Oh no! Comunque, che ci crediate o no, esistono davvero progetti per la costruzione di macchine del tempo. Stephen Hawking, in un articolo sul Daily Mail nel 2010, ammette di non aver mai parlato troppo di viaggio nel tempo nel passato, perché non voleva essere considerato un folle. Ma che forse o forse un modo di metterlo in atto ci sarebbe. Per farlo bisogna ricordarsi di tenere in considerazione la quarta dimensione, ossia la durata del tempo. Citando lo scienziato, tutti sappiamo che la vita dell'essere umano dura all'incirca 80 anni, ma Stonehenge è stata costruita millenni fa e ancora esiste. Quindi viaggiare nel tempo significherebbe viaggiare attraverso questa quarta dimensione. E come si fa? Attraverso delle scorciatoie, dei tunnel nel tempo con due aperture, i cosiddetti wormholes, che sono intorno a noi, anche se non riusciamo a vederli. Quelli di Donnie Darko? Ah, non lo so, io quello non l'ho visto. Non hai visto Donnie Darko? come te con Interstellar. Sono i compiti che dobbiamo fare stasera dopo aver okay, chiuso questa okay, chiamata. Ok, facciamo così, li guardiamo prima del prossimo podcast e poi nel prossimo poi ci podcast diciamo se ci diciamo sono piaciuti. Ai nostri ascoltatori se ci sono va piaciuti. Va bene, va bene. Ottimo. Comunque, vabbè, questa è tutta teoria, però io ovviamente mi fido di Steven, cioè che vuoi, non ti fidi di Steven? Ne sa sicuramente più di me, quindi... guarda, beh che anche, cioè, sinceramente anche il mio vicino di casa sa più di me, però vabbè. Può darsi, se vado di là e chiedo al mio cane, ne sa più di me.
La mia è tutta fascinazione e veramente poca conoscenza, per cui spero di stare dicendo le cose in maniera giusta. Steven, che ci ascolta sempre, spero che tu comunque non ti ritenga offeso. Però parafrasando ciò che dici tu, Steven, parafrasando ciò che dice Hawking, nulla è completamente piatto o solido. Anche una palla da biliardo ha delle piccole imperfezioni, e così anche il tempo. Per cercare di capire se qualcuno nel futuro fosse riuscito a percorrere i wormholes, Stephen Hawking cosa ha fatto? Addirittura ha deciso di organizzare una festa per i viaggiatori nel tempo. Non ha detto nulla a nessuno, però ha scritto un invito con le esatte coordinate spazio-temporali dell'evento, e purtroppo nessuno si è presentato. Oh no. Povero Stephen, ma non se l'è presa, eh? Cioè, per lui amici come prima. In effetti però per lui tutto è legato al fatto che il viaggio nel passato creerebbe un problema bello grosso, ossia i paradossi. Paradossi che, vabbè, tutti conosciamo grazie a Doc Brown, Ritorno al futuro, e sappiamo che violerebbero le regole di causa-effetto che governano l'universo. La causa accade sempre prima dell'effetto e non c'è modo di invertire l'ordine. Ma dato che tutto ciò è molto complicato, vi lascio nella trascrizione della puntata l'articolo dove Steven vi spiegherà tutto. Ma se siete curiosi, in sintesi, sì, Hawking dice che sarebbe possibile viaggiare nel tempo. E come possiamo costruire una macchina nel tempo? Le uniche cose che ci servono, oltre a Giovanni Muciaccia, sono... una DeLorean. Magari! Hanno sbagliato modello, era una Cadillac. Esatto, ah cavolo. E la Madonna. Come dice Doc Brown, se deve essere una macchina, almeno che sia una bella macchina, no? Una Panda! Che bello! Il Panda armato. No, la Panda quella dei vecchi, quella verde menta. Bellissima. Certo, e non puoi fare il viaggio nel tempo se non ti metti un cappello. Cioè, vecchio col cappello. Ogni volta che vedete un vecchio con cappello, adesso sapete che probabilmente è appena stato in un'altra parte dello spazio-tempo. Per esatto. Quello che nella realtà va a 35 km orari. Esatto, non vuole esagerare, che sennò sparisce e finisce nella preistoria. Però... teoricamente Steven ci dice che ci serve un wormhole, un acceleratore di particelle e un razzo molto veloce. Beh, sì, adesso vado in gara. Chi non ha queste cose così? Cose esatto. Che trovo, certo, nella mia cantina. Esatto. Un'altra storia interessante che ho trovato è quella di Ronald Mallett, uno scienziato e professore di fisica statunitense che vuole inventare una macchina del tempo, non solo per la gloria, ma soprattutto per incontrare di nuovo suo padre, morto quando lui aveva solo 10 anni. Le teorie proposte da Mallett, in effetti, sembrano avere un fondamento scientifico ed andare d'accordo con Einstein, anche se ovviamente tutto rimane nel mondo delle idee. Sono molti gli scienziati che sostengono che un tentativo di viaggio nel tempo potrebbe dirci qualcosa in più su ciò che potrebbe funzionare e non funzionare. Mallett, ormai settantenne, sa bene che probabilmente lui non riuscirà mai a viaggiare nel tempo personalmente, ma spera che il suo lavoro di una vita serva a far avanzare la scienza. I diritti della sua storia, tra l'altro, sono stati acquisiti da diversi produttori cinematografici e Mallett ha rivelato alla CNN di essere emozionato di vedere la realizzazione, almeno sul grande schermo, del suo sogno e poter finalmente riabbracciare suo padre nella New York degli anni 50. Sì, adorabile. Ma visto che io, ma anche tu Federica, noi abbiamo studiato materie umanistiche, certo, siamo laureate al classico con la borsa di Livorno. Beh, io davvero non ho la borsa di tu Livorno. Tu sei veramente laureata al classico. Però senza la borsa di Livorno non vale. Enorme. Tu sei laureata al classico, io sono laureata al linguistico, che triste. Ma diciamo che anche se c'è questa fascinazione, io sono completamente inadatta a spiegarvi più di quanto io non abbia già tentato. Nonostante questo, ora vi racconterò un tentativo di viaggio nel tempo al 100% made in Italy. Sei pronta? Prontissima. Ok. Hai mai sentito parlare del cronovisore o cronoscopio? Oh mio Dio, sì. Vai avanti. Ok. Fantastico. Beh, per coloro che sono all'oscuro, si tratta di un dispositivo descritto anche da Isaac Asimov in un omonimo racconto che permetterebbe di vedere il passato, una sorta di televisione in cui ogni canale riporta un fatto storico che puoi vedere o sentire. Fantascienza, vero?
Ecco, non per il monaco benedettino italiano Pellegrino Ernetti, appassionato di scienza e esorcista ufficiale del Patriarcato di Venezia. E lui ha sostenuto di averlo inventato veramente, il cronovisore. Ma andiamo con ordine. Quando padre Ernetti annuncia la creazione del cronovisore, lo fa in grande stile. Ci troviamo alla fine degli anni 60, primi anni 70. L'uomo è appena stato mandato sulla Luna, la tecnologia sta avanzando, e sta facendo passi da giganti, e quindi perché no? Avrei sfidato chiunque a non avere un minimo dubbio, cioè magari esiste davvero questa cosa. Cioè abbiamo appena mandato la gente sulla Luna, voglio dire, è plausibile, no? In più, padre Ernetti, come dicevamo, dichiara di aver lavorato per anni, a partire dagli anni 50, insieme a 12 importanti scienziati. Per citarne alcuni, padre Agostino Gemelli, fondatore della Cattolica di Milano, Werner von Braun, che non solo aveva progettato i missili tedeschi durante la guerra, ma che poi era stato capo del programma spaziale degli Stati Uniti. Un premio Nobel giapponese e niente può poi di meno che Enrico Fermi. Sembra hai presente la leggenda degli uomini straordinari? Cioè, sì. Mettiamo insieme tutti questi cervelloni e diamogli una missione. Però tutte persone morte da tempo che quindi non potevano corroborare la sua versione. Certo. O persone come Werner von Braun che erano completamente, diciamo, bloccate, nel senso che non avevano contatti con il mondo esterno. Nel 1972 Ernetti rilascia un'intervista a Vincenzo Maddaloni per la Domenica del Corriere in cui spiega tutta la faccenda. E quindi qual è il principio di funzionamento del cronovisore? Quando un evento accade, la sua essenza non scomparirebbe per sempre, ma resterebbe impressa nei luoghi e negli esseri viventi. Nulla si crea e nulla si distrugge. In questo modo il passato, eternamente presente sotto forma di energia, sarebbe teoricamente recuperabile da una sfera astrale. Il cronovisore quindi si connetterebbe con la Terra in un determinato punto del passato e sarebbe in grado di recuperare immagini e suoni e mostrarli a chi vuole accedervi. Ernetti dichiarò di aver visto diversi avvenimenti storici, spesso con altri scienziati, a farli da testimone. Come prima prova recuperò alcuni dei discorsi di Mussolini. Poi andò ancora indietro nel tempo per poter assistere a quando Napoleone abolì la Repubblica di Venezia. Poi Ernetti si spinse fino all'antica Roma, dove sentì Cicerone enunciare la prima catilinaria. Ma, visto che stiamo pur sempre parlando di un uomo di fede, ovviamente l'obiettivo massimo di Ernetti si raggiunge quando diventa testimone della passione e la crocifissione di Cristo. Addirittura viene fatta trapelare una fotografia del volto di Cristo. Tutto questo fu preso talmente sul serio che pare che Ernetti sia riuscito a mostrarle in udienza privata sia al Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, sia al Papa, sia all'Accademia Pontificia. Ovviamente si scoprì che la fotografia era falsa, anzi venne fuori che era una foto scattata a una scultura proveniente da Todi. Cioè l'ha anche presa in Italia, non è andato a prendere... Sì. Una chiesa in Groenlandia, scusa. No, o comunque non ha chiesto a un artista, toh, fammi una scultura lì. Non farti vedere, fammi. E poi la bruciamo, no. A Todi. E nonostante tutte queste mirabolanti confessioni, nessuno vide mai veramente il cronovisore. In un altro caso, Ernetti disse di aver assistito alla Tieste, una tragedia di Ennio, e fu in grado quindi di trascrivere tutte le parti che erano considerate perdute. Ma anche il nuovo manoscritto fu considerato falso dopo una attenta analisi filologica. Non l'avrei mai Caramba, detto. Che sorpresa, eh? Si sono quindi create due scuole di pensiero, una che fa capo a un presunto nipote di Ernetti che disse che il religioso / scienziato in punto di morte ammise la falsità della foto e della Tieste, ma che tutto si basava sulla speranza di crearlo davvero il cronovisore un giorno. L'altra scuola di pensiero, secondo me molto più interessante, si basa su alcune teorie cospirazioniste che sostengono certo. che in realtà il cronovisore esista, ma che sia stato nascosto da governi, servizi segreti e Vaticano per paura che possa cadere nelle mani sbagliate. Netflix, mi senti? Vogliamo una serie su questa cosa? E sulla Lega degli uomini straordinari che hanno fatto le merende con Ernetti, di cui parlavamo all'inizio. I grandi inventori, cioè bellissimi. Milioni e milioni di euro.
Bene, Fede, direi che abbiamo parlato di eventi e fatti abbastanza divertenti. Torniamo sul libro adesso. Sì, vi abbiamo intrattenuti abbastanza, adesso è il momento di parlare esatto, di cose serie. Torniamo in topic. Per quanto possibile per noi. Allora, devo dire la verità, io non l'avevo ancora letto, Mattatoio numero 5, era un po' tra quei classici anch'io, che volevo leggere da tanto, come Fahrenheit 451, tanto che dopo aver letto Fahrenheit 451 ho detto, se anche Mattatoio numero 5 non mi piace, io cambio lavoro, straccio la mia laurea in lettere. Invece, mi è piaciuto, devo ammettere che in alcuni punti mi sono chiesta, ma cosa cazzo sto leggendo? Cioè, ho pensato davvero di essermi assentata per un attimo, come succede a Billy Pilgrim, che improvvisamente si ritrova su un'altra linea temporale, e di non capire per questo motivo che cosa stesse succedendo. Invece no, dopo un po' ho capito. A me piace molto il nonsense in generale, nel senso che, vabbè, uno dei miei libri preferiti è La Guida Galattica per Autostoppisti, che forse è la Bibbia del nonsense. A me è piaciuto davvero tanto, nel senso che ha scritto anche molto bene, e mi piace il fatto che non sia particolarmente descrittivo, ma che sia molto evocativo, al contrario, sì, anche nel modo in cui vengono scritte le cose, e mira proprio alla semplicità dell'animo umano, anche se effettivamente in molti casi parla proprio di cose che mirano più alla fantascienza, diciamo. Ma a me piace molto, mi piacciono molto anche i personaggi, anche se molto spesso sono assolutamente vaghi. Non lo so, riesce veramente lo scrittore a creare questa sorta di aura intorno a Billy e a tutte le persone che parlano con lui e che si intrattengono con lui, e tu stai sempre dalla parte di Billy e pensi che lui sia normale, siano tutti gli altri che siano un po' pazzi. Si rende credibile quello che succede, esatto, intorno a Billy, anche se ti distanzi un attimo dici esatto. No, molto bello, molto bello. A me è piaciuto molto anche perché effettivamente ci sono tutti questi piani di spazio, di tempo e a volte anche addirittura di pianeti diversi, e rende comunque la lettura, diciamo, molto agile, molto anche veloce, devo dire. È molto interessante. Sì. È molto strano, è molto bello, il messaggio è comunque molto chiaro, nonostante, come nelle intenzioni dell'autore, l'esito di un romanzo così, tra virgolette, confuso, è per forza un po' stonato, un po' straniante, diciamo. Ti deve calare anche un po' in quell'ottica di stiamo per parlare di cose assurde e non tutte belle. La guerra a cui assiste il personaggio, che rappresenta poi tutte le guerre, è qualcosa di assurdo, è qualcosa di strano, straziante, straniante. Sì, beh, c'è il viaggio nel tempo, però non è quel punto, esatto. That's not the point. Sì, mi piace molto perché tra tutte le cose folli che accadono, in realtà la guerra, che è la cosa meno fantascientifica del libro, è la cosa più assurda. Poi è molto bravo a creare questi momenti divertenti, assurdi, nonsense, è altrettanto bravo a rappresentare in maniera davvero terrificante i bombardamenti e le azioni di guerra a cui assiste Billy. Tra l'altro anche la scelta dell'episodio, sì, è una scelta derivata dal fatto che lui ha assistito, esatto, a questo bombardamento. Lui era a Dresda, è un racconto in parte autobiografico. Però è anche particolare la scelta di una strage di cui almeno a me sembra non si parli. No, non se ne parli. Non ho
Probabilmente si parla del bombardamento di Dresda, si è iniziato a parlare un po' di più negli ultimi anni, però effettivamente non è stato un bombardamento particolarmente sentito a livello mondiale quando è successo. Sì, perché se consideri che nello stesso anno in cui c'è stato il bombardamento di Dresda, poi ci sono state anche Hiroshima e Nagasaki, insomma, forse... Sì, certo, ha colpito molto di più, cioè, per quanto riguarda magari è rimasto anche, molto più impresso nella coscienza, anche per quanto riguarda, non so, i libri di storia. Però in effetti è stato un bombardamento terribile che ha raso al suolo una città ed era assolutamente inutile, anche perché a Dresda era dove tutti si stavano riunendo, ma Dresda era una città senza particolare potere militare o strategico, e quindi è stato un bombardamento assolutamente inutile. E mi rendo conto che per coloro che l'hanno vissuto debba essere stato ancora più assurdo e appunto fantascientifico, perché è proprio una cosa senza senso. In generale la guerra ovviamente si fa fatica a trovare un senso, ma il bombardamento di Dresda è probabilmente uno di quelli, di quelle azioni di guerra che sono state un po' considerate abbastanza inspiegabili. Forse è stato anche un po' messo sotto il tappeto, diciamo, perché comunque le vittime erano i tedeschi, che nella seconda guerra mondiale erano comunque i cattivoni. Sì, però se ci pensi anche i giapponesi. Anche i giapponesi, cioè... lo erano. Però ce ne siamo un po' dimenticati. Sì. Mi sembra che non ci sia tanto la percezione che i giappo erano i cattivi, erano alleati dei cattivi. E poi in ogni caso qualunque azione militare contro i civili... Non ha nessuna giustificazione. No, assolutamente no, assolutamente no. Non esiste nessuna giustificazione possibile. No. E credo che questo lo possiamo dire tranquillamente, senza dover per forza tutte le volte che lo facciamo elencare tutti i conflitti dalle guerre puniche no. a oggi. Assolutamente dovremmo no. Dovremmo essere abbastanza liberi di dire che chi bombarda i civili è un pezzo di merda e non dovrebbe essere un'opinione controversa come invece sembra essere in questi giorni. Qua per noi, ma non lo dovrebbe essere per nessuno, cioè non è un'opinione controversa. E come hai detto tu molto scientificamente, se bombardi i civili sei un pezzo di merda. Grazie, no, decisamente. Tra l'altro... è un libro che io consiglierei anche alle persone, ad esempio, che hanno poco tempo, perché è un libro, come dicevamo, molto scorrevole, però anche molto corto, perché è sotto le 200 pagine. È molto, molto sotto breve, le 200 sì. pagine, quindi se volete leggervi un bel classico che magari vi può anche far pensare, vi può anche, diciamo, stimolare in un momento storico come questo, ma non avete molto tempo, Mattatoio numero 5 è assolutamente perfetto, direi. Bene, quindi Mattatoio numero 5 ha ricevuto la palma di fiducia. Esatto. Approvatissimo. Vi ringraziamo per essere rimasti con noi, vi lasciamo alle citazioni e non andate via, perché dopo scoprirete anche come fare per seguirci su tutti i nostri social e per sostenerci in quello che facciamo. Non andate via, mi raccomando. Ciao! Ciao! Hai mai provato a mettere uno specchio sul pavimento e poi metterci sopra un cane? Domandò a Billy. No. Beh, il cane guarda giù e tutto a un tratto si rende conto che sotto di lui non c'è niente. Crede di essere sospeso nel vuoto e balza via come un razzo. Davvero? Era l'aria che aveva lei, come se tutto a un tratto si fosse accorto di essere sospeso nel vuoto. Il chirurgo parlava inglese e disse a Billy: immagino che per lei la guerra sia una cosa molto comica, vero? Billy lo guardò vagamente. Aveva dimenticato dov'era e com'era capitato lì. Non immaginava che la gente potesse prenderlo per un buffone. Era il destino, evidentemente, che lo aveva conciato così. Il destino e una debole volontà di sopravvivere. Fica è un podcast scritto e prodotto da Camilla Magnani e Federica Caslotti. Potete ascoltarlo su tutte le piattaforme di streaming e su YouTube. Seguite il nostro blog ficadepodcast.wordpress.com e le nostre pagine Instagram e Facebook per un sacco di fichissimi contenuti.
Se volete sostenerci, potete offrirci un caffè, un panino o una aragosta, perché no, su Ko-fi, o acquistare il nostro raffinatissimo merchandise su Redbubble. Ma potete anche farlo condividendo i nostri post, articoli e puntate, consigliandoci ai vostri amici e alle vostre zie e mettendoci tante stelline e recensioni positive su Spotify, Spreaker e Apple Podcast. Perché siamo millennials e abbiamo costante bisogno di conferme del nostro valore. Grazie di averci ascoltato fino a qui e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!